sfida da bar Legend Bike, il nuovo format che vi racconta da dietro le quinte, impresa diretta, la costruzione delle special e il restauro di moto da corsa del passato. Moto che poi vi portiamo a provare in pista. Sfida da bar Legend Bike. Ottava puntata per il nostro Sfida da Bar Legend Bike. Alla fine sembrava un lavoretto costruire questa special ed invece è diventato un lavorone ed ancora non sapete cosa ci aspetterà nelle prossime puntate. Sta di fatto che, ultimati i lavori per la costruzione delle infrastrutture che sosterranno le carene, non ci resta che portarle a verniciare. Per farlo abbiamo scelto l'auto Giannini di Torino. Furono loro a verniciare la prima special di Sfida da Bar nel 2013 e ci teniamo che siano loro a lavorare a questo nuovo progetto. Ed allora vediamo chi siano e di cosa si occupino. L'Auto Giannini è un'azienda che opera nel campo dell'autoriparazione dal 1966. L'intera organizzazione può contare su uno staff di circa 20 persone tra operai e impiegati ed è strutturata in più reparti per fornire tutti i servizi di cui l'automobilista necessita. Il nostro mestiere principale è fatto da tutta una serie di servizi, ma è soprattutto quello di dare una consulenza e accontentare sempre il cliente. Cercare di capire quello che lui vuole da noi e cercare di darglielo. Ci occupiamo non solo di carrozzeria, ci occupiamo anche di meccanica, di gomme, di sostituzione cristalli e bolli da grandine. Auto Giannini dispone di due sedi in Torino, in via Servais 88 e in via Scappacino 2, angolo Corso Telesio. L'esperienza raccolta in 50 anni di attività e i costanti investimenti in attrezzature e nuove tecnologie ci consentono di effettuare riparazioni che garantiscono sicurezza e affidabilità. Innalzare i nostri standard per aggiungere valore e dare qualcosa di vero. Perché noi preferiamo che un cliente sia contento e ci appaga tantissimo. Cerchiamo di dare un servizio al massimo, quindi diciamo che noi ormai operiamo nel mondo dell'automotive a 360 gradi. Questi sono gli obiettivi che ogni giorno Mino e Gianluca perseguono in tutte le loro scelte. Auto Giannini, dal 1966, servizi a 5 stelle per l'automobilista. Bene, ed allora avete capito di chi stiamo parlando. Adesso diamo subito la linea al Tilly perché possa rendere credibile il nostro sogno di trasformare una comunissima Yamaha FZR 600R nella magnifica moto, la OV01, che utilizzava Fabrizio Pirovano nel mondiale Superbike. Mino! Eccomi! Sei già arrivato? Mitico! Già, in ritardo come ciao, al solito! Ciao, ciao, ciao! Benissimo, ciao. Amici di Sfida da Bar, Mino, Auto Giannini, la carrozzeria che anche questa volta ci salverà la vita, senza dubbio. Grande, grande. Allora, per velocizzare i tempi, perché la velocità è fondamentale e sì, io sono sempre in ritardo, ti ho già mandato una foto via WhatsApp. Ok, guardiamola un pochettino. Allora, fammi vedere anche a me, guardiamola bene. Vai, perfetto, sì, la foto è esattamente questa. Sì. Ok. Quindi, ok. Fondo bianco, carena tutta bianca e poi dobbiamo realizzare la parte rossa, la parte blu. Che vedi che arriva anche sul codone, quindi va fatto il disegno. Qualche difficoltà, ma non avremo problemi a fare un grande lavoro. Benissimo, ce la metteremo tutta, perfetto. Allora direi a questo punto qua la mando in stampa e così andiamo di là dai ragazzi a cui già lasciato le carene. Così gli spieghiamo tecnicamente cosa devono fare e vedrai che raggiungeremo un risultato straordinario come sempre. Perfetto, ci vediamo di là. Allora. A dopo. Ok, ciao, grazie mille. Ciao. Ciao ragazzi, allora oggi abbiamo un lavoro un po' particolare, facciamo un lavoro per Sfida da Bar, sapete che già in altre occasioni abbiamo preparato delle carene per loro, vari lavori eccetera, è un'azienda con cui ci fa veramente piacere lavorare, è straordinaria, sta facendo grandi cose, per cui diamo il nostro contributo in Sfida da Bar. Cosa facciamo oggi? Oggi dobbiamo replicare questa moto qua, che è la moto di Fabrizio Pirovano, che ha corso in moto mondiale, in superbike eccetera, e per cui dobbiamo cercare di fare questa moto il più veritiera possibile e quindi fare una cosa veramente unica. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo realizzare una base bianca su tutti i pezzi, compreso il serbatoio, base bianca su tutto, e poi andremo a riprodurre rosso
di blu e poi daremo trasparente a tutto. Per ciò che riguarda la preparazione, sì, avete delle domande da farmi, delle cose da fare, perché comunque qui spianiamo tutto quanto. Sì, spianiamo tutto, tutte queste varie cose, tutte qua dobbiamo cercare di fare in modo che non si vedano, okay, in modo tale che venga veramente il meglio possibile, e faremo del nostro meglio per far vedere cosa sappiamo fare. Certo. Quindi tu Nazzi ti occupi di tutta quella che è la preparazione, e poi tu Gianfranco farai la verniciatura, che sarà poi diciamo la parte che vediamo, la cosa migliore, per cui mi raccomando i tagli delle vernici e tutto il resto cercheremo di fare veramente un capolavoro come sappiamo. Perfetto. Fare. Perfetto. Allora, buon lavoro. Qua vedo che ci sono dei fori da fare. I fori, i fori li riproduciamo perché poi serviranno per riagganciare, okay, di nuovo le carene. Quindi buon lavoro, buona giornata e ci vediamo poi dopo per vedere i risultati. Perfetto, grazie. Grazie a voi. Ciao. Ragazzi, ci siamo dimenticati questo. Caspita però. Mino non aveva detto che era tutto così rovinato, un po' arrugginito, mollato. Allora, se era facile non venivamo qua, siamo venuti qua perché sapevamo che ci facevate un lavoro ad hoc. Certo. Quindi? Certo, grazie. Questo lo smontiamo, lo tira via tutto quanto, lo facciamo pulito, bello nuovo. Smontiamo. Anche quello lì, vai libero. Grazie mille. A dopo. Ciao. Come avrete potuto intuire, il lavoro è tutto tranne che semplice, ma non c'è nulla che possa spaventare Mino e Gianluca di Auto Giannini. Ed allora torniamo dai due fratelli affinché ci possano raccontare come sia andato il lavoro di preparazione e verniciatura delle carene. È un lavoro particolare, difficile, lungo, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto più processi, più lavori, abbiamo dato prima tutta una preparazione sia alle carene che al serbatoio. Giannini. Car Speed and More. Dopo averle preparate le abbiamo inserite nel forno, abbiamo dato la base bianca, base opaca su tutti i pezzi. Speed and More. Giannini. Car Speed and More. Abbiamo fatto asciugare la base opaca, poi abbiamo mascherato tutto il bianco lasciando lo spazio per il rosso, abbiamo dato quindi il rosso. Giannini. Car Speed and More. Fatto asciugare il rosso, incartato questo e il bianco, abbiamo poi fatto la parte blu e poi finalmente abbiamo potuto dare l'ultimo strato che è trasparente per renderle veramente fantastiche e straordinarie. Car Speed and More. Giannini. Car Speed and More. Quindi il lavoro è finito, pronto per voi, per cui adesso credo che sia il momento di farle vedere al pubblico. Io direi di no invece, che vi vogliamo tenere un po' sulle spine, le montiamo e poi vi facciamo vedere il lavoro ultimato, finito. Benissimo, ottima idea, allora gli daremo un risultato straordinario alla fine. Ciao a tutti. A dopo. Ciao. Noi non vediamo l'ora, ma vi anticipo che per un po' di tempo dovrete accontentarvi di sbirciare qualche pezzo di carena montato qua e là, mentre noi lavoriamo per rendere la nostra special davvero racing. E solo al termine di tutto la vedrete montata, con le carene finite e con i loghi di tutti i nostri sponsor. Nel frattempo vi lascio per un minuto di pubblicità e ci rivediamo direttamente a Mantova nella sede della Febur. È lì che la nostra special riceverà un nuovo radiatore, nuove pedane e un tappo serbatoio davvero special.
abbiamo costruito la nuova officina di Sfida da Bar, parte integrante del centro di produzione, dove avviene il montaggio delle nostre special e race replica. L'officina di Sfida da Bar si compone di ponte pneumatico, vasca di lavaggio e smontagomme, tutto OMCN, e poi carrello attrezzi, banco di lavoro utensili, Fasano Tools, compressore dell'aria e generatore Hyundai forniti da Vinco SRL. E infine, per tenere cariche le batterie delle nostre moto, i mantenitori di carica della Tailwind. Rieccoci qui come promesso ed andiamo subito da Tilly, che in compagnia di Fabio, il proprietario della Febur, e vediamo cosa faranno insieme sulla nostra vecchia Yamaha. Adesso siamo a un'altra fase molto importante della realizzazione del nostro progetto. Siamo qui con Fabio della Febur, naturalmente. E grazie a lui riusciremo a colmare due importanti pezzi che ancora non siamo riusciti a realizzare come volevamo, ovvero il radiatore, che è una specialità di casa Febur. Naturalmente adatteremo qualcosa di già esistente, perché non facciamo qualcosa apposta per la nostra moto, in pieno stile sfida da bar, e nello stesso modo andremo a fare una piccola modifica sulle pedane per garantire un maggiore grip, un maggiore controllo della moto e anche un pizzico di sicurezza in più, ma dopo vi spiegherò di che cosa si tratta. Allora Fabio, veniamo a noi. Questo è la base di partenza, esatto. È una cosa che fa ridere, attenzione, non ho mica bisogno di dirtelo. Sì. Quindi, abbiamo già in campo una qualche idea. Allora, vediamo di cosa si tratta. Okay. Che cos'è questo? Allora, questo qua è un prototipo di un radiatore che avevamo fatto noi qua per fare gli esperimenti col banco prova. E derivazione è Moto 2. Quindi è una cosa nuova che è stata sperimentata. Adattissima, diciamo, alla nostra moto, quindi Moto 2, esatto. Siamo lì più o meno, ok. Abbiamo visto che si può in qualche modo posizionare sulla moto e con qualche piccolo adattamento che poi vedremo, lo faremo andare bene con la moto. Perfetto, quindi praticamente la nostra è già quasi una Moto 2. Possiamo dirlo ufficialmente, stiamo andando per concorrere nella Moto 2. Hai visto? Prototipo. Mica roba, eh? Boh. Quindi da questo punto di vista noi riusciremo ad adattare, cioè noi, voi, sì, riuscirete ad adattare questo radiatore. Dovremo in pratica, lo spiego per gli amici a casa, naturalmente, come tutte le cose che dobbiamo adattare, noi stiamo partendo da una cosa che funziona già. Ovviamente cosa bisognerà fare? Bisognerà considerare gli ingombri, quindi le staffe che andranno leggermente portate più verso il centro per il fissaggio, spostare gli attacchi dei tubi in base a quella che è la necessità della nostra moto, ma il corpo è questo, il radiatore sarà questo, la, e quindi la forma è questa. L'impatto estetico sarà decisamente molto più appagante del rudere da cui siamo partiti. È anche più performante. Ovviamente, questa è la parte fondamentale, diversamente non saremmo qui. Per quello che riguarda le pedane invece la situazione, te l'ho chiesta, un po' più difficilina, si fa un po' più delicata. Ok, per quello che riguarda le pedane abbiamo smontato le pedane, i poggiapiedi a dire la verità originali, e la leva del freno e la leva del cambio, mettendo delle pedane più performanti dal punto di vista del grip e fatte in lega d'alluminio, con un sistema che è pieghevole, ma noi non lo vogliamo. Ma praticamente il sistema pieghevole si può bloccare attraverso una spina, quindi la pedana risulterà fissa. In caso di caduta, per evitare problemi, la spina si romperà e la pedana diventerà pieghevole per evitare danni al pilota se prende contro il pilota o... E da questo punto di vista vi abbiamo fatto vedere anche uno step di sicurezza in più. Perché non lo vediamo generalmente nelle moto da GP o nelle moto che corrono? Semplicemente per una questione di semplicità di produzione, perché questa è una soluzione più pesante, molto più complicata più da realizzare, più pesante chiaramente, e anche perché probabilmente è più facile al pilota inesperto una caduta che possa comportare un danno fisico rispetto al pilota più veloce che entra in curva molto forte, quindi la moto tende a scivolare lontano dal pilota. Allora, c'è anche una motivazione in più, che la pedana pieghevole non salva la moto, perché piegandosi, certo, tutta la parte della moto si va a rovinare. La pedana fissa, se è robusta, aiuta a tenere l'asfalto lontano dalla moto e quindi a creare meno danni alla moto. È un punto dove si appoggia la moto per scivolare, esatto. Quindi garantisce maggiore sicurezza. È come un tampone telaio che si monta anche quello più giù. Più giù, esatto, è più lontano. Ok, perfetto. Quindi ora procediamo con lo smontaggio delle pedane.
posizione. Sì. La posizione è questa, quindi dobbiamo girare un po'. Ok. Ok, abbiamo fatto la boccola. Che sembra un contrappeso manubrio, in realtà è una boccola. Inseriamo nella pedana. Poi andrà montato in questa maniera. E se il montaggio delle pedane poteva sembrare un lavoretto da nulla, figuriamoci cosa c'è da aspettarsi con il radiatore. Ma d'altronde lavorare su una special è questo. Si tratta di lavorazioni particolari, di pezzi artigianali fatti su misura, come la realizzazione delle boccole tornite al momento per l'installazione delle pedane. Ma adesso torniamo al radiatore. Rifacciamo le staffe dall'inizio o cambiamo le staffe sul radiatore? Fai conto che il radiatore resta leggermente più interno di questo, quindi si potrebbe anche montare così. Allora, io direi le staffe sui radiatori lasciarle stare, che sono talmente fatte bene e belle che desfare lì è un peccato. È un peccato. Ok. E rifacciamo quelle sul telaio. Facciamo due prolunghi d'alluminio. La posizione è questa. Sì, adesso insomma magari sarà un pochino più, cioè la centratura la facciamo con la carena montata. No, penso che sia questa poi, perché se Marco, noi facciamo questa staffa quadritta e in fondo ci mettiamo un gommino, okay. Il gommino va a recuperare giusto questa parte qua che ci manca e almeno abbiamo anche l'antivibrante sul radiatore. Ottima soluzione. Va bene. La staffa dritta col gommino, di quelle già tagliate al laser. Uno o l'altro, quello che preferisci. Ce ne sono due. Io prenderai il primo di là. Così passa anche giusto quando lo vai a fissare senza interferenze. Allora, come vedete, questo è il radiatore, verrà eliminato questa parte qua e posizionata più in basso. Abbastanza delicata. Questo è il pezzo e adesso lo lavoriamo e lo adattiamo in modo che venga posizionato nella posizione che serve a noi. Puntato più in basso, in posizione diversa, e adesso lo saldiamo. Diciamo che il radiatore è ultimato, adesso c'è la fase di collaudo. Lo immergiamo nell'acqua completamente e riempiamo d'aria.
aspettiamo un attimino. Lo giriamo in più parti. Direi che è a posto. Abbiamo fatto questo bel distanziale, adesso abbiamo la nostra del freno con un movimento bello libero completo, naturalmente il classico eccentrico stile Faber per regolare la distanza e l'altezza dell'appoggio del piede. Il radiatore, abbiamo ancora da fare dei dettagli, però insomma abbiamo già la staffa di fissaggio, abbiamo visto che tutti gli attacchi che dovevamo fare li abbiamo fatti, modifiche di staffettine, cioè io dico abbiamo, ma hanno fatto tutto loro, che sia chiaro. E a questo punto ci sono ancora delle piccole finiture da risistemare. Esatto. Mi parlavi ad esempio dei tubi, la rete di protezione, qualche dettaglio ancora sulle pedane per fare il passaggio della pompa. Giustamente. Però direi che per il momento abbiamo fatto vedere abbastanza, il resto lo vedremo solo a opera finita. Quindi per il momento noi ringraziamo Fabio, ringraziamo la Faber come sempre della disponibilità e di tutto il lavoro che hanno fatto oggi e che faranno ancora. Perfetto. E grazie per essere diventato parte anche tu di Sfida da Bar finalmente. Grazie a voi. Lo showroom della Faber è impolverato, non tanto dagli anni e dalla sua lunga storia, ma dal concetto alla base dell'azienda, che non è un semplice negozio o marchio di distribuzione e commercializzazione beni, ma un laboratorio nel quale si lavora, si produce, si costruiscono pezzi per realizzare i propri sogni. Ma prima di salutarlo definitivamente, sentiamo proprio da Fabio Ferri, il suo appassionato titolare, che cosa sia la Faber. Nasce nel 1996. Dalla passione mia, di mio fratello e di Gianfranco Bursi. Il nome viene dato dai due cognomi uniti, Ferri e Bursi, e rimane nel tempo. E la storia è iniziata proprio con questa moto qua che io ho acquistato nel 95. E ho iniziato a cercare di personalizzare la moto e non trovavo nessun negozio che mi potesse vendere i vari particolari. Dovevo andare a Milano a prendere un particolare, dovevo andare a Modena a prenderne un altro, quindi abbiamo cercato con Bursi di creare un negozio dove si potesse trovare tutto per personalizzare la moto, per renderla più competitiva, per renderla più leggera, per renderla più bella. Quindi nel 96 nasce Faber proprio come punto di riferimento sia per i prodotti fatti da noi, i forcelloni, le piastre in magnesio, i telaietti, sia per quello che era la produzione top di gamma di quel periodo lì, o che è anche adesso, tipo Brembo, Marchesini, marchi molto famosi che erano difficili da reperire nell'era pre-internet, diciamo. Nel 2012 ci siamo separati dal nostro socio Bursi storico, in amicizia. Nel 2002 è nata Faber Radiator, dove facciamo i radiatori per le corse, radiatori personalizzati per ogni esigenza. Siamo partner di team storici della Superbike da tantissimi anni, come Tencate, come Pedercini e altri ancora. E niente, abbiamo continuato fino agli ultimi anni. Purtroppo l'anno scorso, nel 2016, abbiamo festeggiato sì i 20 anni di attività, ma purtroppo è venuto a mancare anche mio fratello, che era il mio braccio destro. Ed è chiaro che dopo una perdita così importante non sia facile ritrovare l'entusiasmo per gestire la propria impresa, ma fortunatamente la passione vince su tutto e la Faber, così come la nostra special, continuano a crescere.
L'appuntamento con voi è prossima settimana, stesso giorno, stessa ora, stesso canale. Andremo da Mupo a mettere a punto le sospensioni. Sfida da bar!